Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buon pranzo per quelli che stanno mangiando, chi è in pausa da lavoro, e iscrivetevi al canale ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui video. Descrizione video: Matteo Chiamenti, il milanista qualunque, tutti i miei social e il gruppo Telegram, mentre invece nel primo commento trovate Team Maglie Calcio, il numero WhatsApp per contattare Francesco e farvi inviare il catalogo con tutto quello che c'è su Team Maglie Calcio, tutte magliette delle migliori squadre italiane, europee, mondiali e non solo. Ragazzi, trovate tutte le marche delle migliori marche sportive. Sono stanco, mi sono allenato pesante oggi e sono stanco. Allora ragazzi, testa l'Europa League, si torna in Europa, Slavia Praga, il Milan ha avuto due giorni di riposo, ma già ieri era Milanello e sono ripresi gli allenamenti. Le 200 presenze di Theo Hernandez e le 100 presenze di Mike Maignan fanno capire come questa società negli ultimi anni stia trattenendo i suoi giocatori migliori. Per Theo Hernandez si parla di rinnovo, la dirigenza probabilmente inizierà a intavolare un discorso intorno a fine stagione. Per Mike Maignan vediamo, le richieste dell'entourage sono importanti e ragazzi non lo so, io in questi giorni sto facendo un discorso sul gruppo Telegram per quanto riguarda di una possibile cessione della prossima sessione di mercato. Io ragazzi, allora, con tutto il bene che voglia Mike Maignan, però se Mike Maignan vuole veramente tutti questi soldi, oggi il Milan non è una squadra che può permettersi un portiere da 7-8 milioni a stagione, non siamo ancora a quel livello, cioè non li prende in questo momento, secondo me il Milan ha bisogno di altro. E se io personalmente dovessi scegliere uno fra Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan, sinceramente cederei Mike Maignan, anche perché è vero che è fortissimo, è il portiere più forte del mondo, Mike Maignan è il portiere più forte del mondo. E quindi questo io ne sono convinto a prescindere dal fatto che sia il Milan. Però ragazzi, il portiere probabilmente è il ruolo più sostituibile. Milan nella prossima stagione deve puntare un attaccante di livello assoluto, giovane, perché deve iniziare una strada col Milan che si protrae per diversi anni, ma deve prendere un giocatore e deve spendere un po' di soldi. Poi attenzione, non è detto che il Milan venda qualcuno, perché De Ketelaere io penso che sia che possa essere riscattato dall'Atalanta, lo stesso Selemakers potrebbe essere riscattato dal Bologna, soprattutto se Bologna veramente dovesse finire in Champions League, cosa che io spero vivamente di no, perché mi stanno sul cazzo, non so perché mi stanno sui coglioni quelli del Bologna. Io penso che il Milan possa comunque, in base agli introiti comunque della qualificazione alla Champions, dell'Europa League, di quello che si, fin dove si arriverà in Europa League, e comunque le varie cessioni che si tramuteranno a titolo definitivo, il Milan comunque un gruzzolo di soldi dovrebbe avere. Io tutte queste chiacchiere giornalistiche sul Bayern Monaco che offre 60 milioni per Teo, oh, non lo so, vediamo quello che sarà. Ho fatto questo intramezzo prima di parlarvi della partita con lo Slavia Praga, perché in questi giorni ne stavamo parlando sul gruppo Telegram e vi invito a iscrivervi al gruppo Telegram, perché durante il giorno parliamo di Milan 24 ore su 24, anche di notte, c'è qualcuno che anche di notte parla, ero Bogaz, sto scherzando. Bella l'intervista di Leao, bella l'intervista di Leao, che finalmente un giocatore che parla di riconoscenza. Poi qualcuno, Giovanni, sul gruppo Telegram scherzando dice: ah, riconoscenza di qua, di là, va bene, è già andato al Paris Saint Germain. Ragazzi, io non credo che Leao sia l'ultimo a partire
fra i giocatori che hanno mercato sia l'ultimo che partirà dal Milan. Secondo me Leao rimarrà ancora tanti anni al Milan. Chiaramente come si è comportato il Milan nei confronti del ragazzo, il fatto che Zlatan sia entrato in dirigenza, secondo me spingerà Leao a rimanere al Milan ancora tanti anni, perché Leao sa che solo rimanendo in una squadra che costruisce tutto il suo impianto di gioco intorno a lui può diventare veramente un grande giocatore, un top player. Io sono convinto che la crescita di Leao insieme a quella del Milan possa portarci grandi trofei a livello di squadra, ma possa portare anche un trofeo importante a Rafa Leao. Rafa Leao è un ragazzo da pallone d'oro. Rafa Leao è un ragazzo da pallone d'oro. Chiaramente gli obiettivi di squadra potrebbero fare in modo anche che il giocatore possa arrivare a questi obiettivi personali. La partita con lo Slavia Praga. Allora, con lo Slavia Praga nel derby contro lo Sparta ha pareggiato. Quindi non c'è stato l'avvicinamento in campionato per lo Slavia Praga. Attenzione allo Slavia Praga, perché non è una squadra semplice, è una squadra che ha un buon tatticamente, lavora molto bene soprattutto in difesa. Attenzione allo Slavia Praga, perché non sarà una partita semplice. Perché stavo guardando il minutaggio dei video, non vorrei arrivare troppo lungo. Stasera siamo in live, ragazzi, stasera siamo in live per preparare la partita Europa League, caricarci tutti insieme. Purtroppo sarei voluto venire su, ma sapete la situazione che ho in famiglia, mio papà e mia mamma non stanno bene, quindi purtroppo niente, qua piove di rotto, c'è già un cazzo. Fino all'altro giorno ho fatto 22 gradi, è arrivato il freddo a marzo, è arrivato il freddo alla Madonna, lasciamo perdere. Ma comunque stavo dicendo dello Slavia Praga, che è una squadra che chiaramente siamo più forti, chiaramente il Milan è superiore, chiaramente il Milan deve fare il Milan. Per battere lo Slavia Praga c'è bisogno del vero Milan. Che attenzione ragazzi, attenzione, io sto vedendo troppa gente sminuire la vittoria contro la Lazio. Allora, la Lazio probabilmente ha giocato meglio, nel senso che è stata più aggressiva e tatticamente non ha fatto male, però attenzione, perché se una squadra meritava la vittoria era il Milan, perché nel secondo tempo il Milan ha giocato anche discretamente bene, abbiamo giocato a livello della Lazio e qualcosa in più, il Milan le proprie occasioni, ragazzi, l'occasione di Loftus-Cheek con la parata, ragazzi, quelle sono tutte occasioni. È vero che anche la Lazio ha avuto le sue occasioni, ma è normale che contro una squadra come la Lazio possano succedere, possano la Lazio possa avere delle occasioni. Cioè, non stiamo giocando contro il primo carro a pipi che passa, stiamo parlando comunque di una squadra che è in lotta per l'Europa, non per la Champions, e che nella scorsa stagione era arrivata seconda fino alla prova contraria. Quindi, voglio dire, ragazzi, importante è anche provare ad agganciare il secondo posto. È vero che a livello economico non cambia niente, non cambia niente sotto tanti punti di vista, però è anche vero che darebbe un quid in più a questa stagione. Andare avanti in Europa, arrivare secondi e comunque davanti alla Juve non sarebbe male. E soprattutto, ragazzi, io l'altro giorno in live con Matteo Chiaventi ho parlato di una cosa molto molto importante per noi tifosi. Allora ragazzi, bisogna assolutamente vincere il derby. Prima cosa, perché consegnare lo scudetto alle merde non è proprio, anzi, poi l'Inter vincerà lo scudetto lo stesso, ma farli vincere lo scudetto, però nello stesso tempo che perdano il derby e vincere noi il derby, sarebbe comunque un motivo importante per i ragazzi. Io sono convinto che debba essere un input importante per i nostri giocatori fare di tutto per provare a vincere questo derby, di tutto. I ragazzi, voglio vedere, è vero che manca ancora tanto, però il tifoso sapete com'è, a me dell'Inter che vince il campionato sinceramente non me ne frega un cazzo, perché ormai l'hanno vinto, basta, la stagione lì davanti è finita, hanno un sacco di punti di vantaggio, però il derby è importante, è uno sfizio che ci dobbiamo togliere. Se poi
li faremo anche non vincere il campionato immediatamente, e sarà ancora meglio. Ora ragazzi, direi che stasera alle 21 ci vediamo in live. Nel frattempo vi saluto dicendovi che vi voglio bene a tutti, e ricordatevi, scossonesti fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Ciao! Vita loca, cavolo!